tipo, prima cosa che mi viene in mente, Letizia gli scrivono il numero su un tovagliolo e tu bagni i tovaglioli, non si vede più niente. Ci sta. Capito? E, non so, tipo ci appoggi il bicchiere per, e rovesci apposta, gli bagni così non vede più i numeri. E lui chiaramente non è che può richiedere il numero a Letizia perché queste se ne sono andate oppure sono andate in bagno, che cazzo ne so. E tu ti rigiri a, cioè prendendo sempre il bicchiere, quindi poi ci potrebbe essere questa bellissima inquadratura che sul tuo primo piano si abbassa e segue il bicchiere che si e da lì si rialza. È tutto bagnato il foglio. È bagnato, si vede che tu lo stai bagnando, ma si rialza seguendo il bicchiere, no? Quindi tu ti stai girando e continui a cantare. Ci sta. Figo. Nel primo ritornello, quindi prima del primo balletto, tanto la canzone la conosci. Continui a cantare dopo questa parte strumentale. E ci sono una serie di cose, tipo che parli con due che... Cioè, no, se canti e ti appoggi su vicino a due che stanno a mettere i like continuamente alle foto delle persone perché parli di attenzioni, quindi gli piaceva sta cosa e loro non ti cagano in striscio. Poi prendi una e gli fai fare una piroetta, perché deve essere il musical e devi apparire come uno figo, capito? Quindi gli fai fare una piroetta, poi a un certo punto parte il primo ritornello e gli fai il balletto per la prima volta. Dopodiché c'è uno stacco, che vedremo come fa, perché te ormai sei uscito dal locale, e te li trovi okay. In un parco di Roma o in generale in un posto dove ci deve essere almeno una scala, ok? Ok. E a questo punto la canzone dici io sono diverso, dici una cosa del genere. Mi piaceva far partire il video tuo che canta praticamente con senza far vedere come sei vestito sotto. Stacco, si allarga l'inquadratura, cioè sei te vestito con la maglietta che ti piace tanto, con le X sui capezzoli. E magari anche qualcosa di più, tipo, non so, te non c'hai tipo un vestito multicolor, tipo quello lì. Sì, ce l'ho, ma non l'ho portato poco, quindi faremo senza. Lo facciamo vedere dal punto grafico. E continui a cantare fino a che non arriva e te lì continui a cantare, fa un po' le scenette, nel senso, si parietti se ci viene in mente qualcosa, ma di base lo famo semplice. Magari io gioco con le inquadrature così che viene dinamico, però te che canti e cammini. A un certo punto arrivi in un punto davanti a sta scala, alzi lo sguardo e c'è il ritornello in cui ti dici, cioè il ritornello in cui però non c'è la musica, che è tipo fatto senza musica, perché il secondo ritornello è fatto due volte e la prima non c'è la musica. Durante la prima che non c'è la musica, te alzi lo sguardo in cima alla scala, vedi Marta, che sarà vestita da urlo con una conciatura tipo che cazzo sono la spagnola, capito, con le treccine, è super figa, e gli faremo sta serie di inquadrature possibilmente con una luce tramonto e no, variato perché la rivedi per l'ennesima volta legandosi alla storia di prima e praticamente la Golden Hour a quest'ora a Roma è alle 8 di sera, loro vengono alle 6 sabato, quindi il giorno prima questo, sì, okay. Sabato. Però io non ho capito. Ma Marta lo sa? Marta, se ascoltassi i miei audio. Senti, posso chiederti un attimo il sale prima di iniziare? Sì. Che come si dice da noi, le infiate salie. No, no, il mio, se no mi viene un sale. Ah, scusa. Se scopriamo la marca, è il sale per. Ipertensione. Per gli ipertesi. Il sale ipossodico? Che non sa un cazzo. Quindi ho capito, ma così non mi viene l'ipertensione. Ma bolla. Ma che bolla? Va benissimo così. Niente, gli rispondi nel secondo ritornello facendo il balletto un'altra volta. E ancora sei ancora solo te a fare il balletto. Io non ho capito, lui dice il ritornello dove c'è solamente la parte strumentale. Io non ho capito qual è il ritornello con la sua parte strumentale. Dio. Sono stanco di vedere come va a finire. Sono stanco di sapere che dovrò morire. Vuoi solo avere la maturità? Ma però qui già siamo arrivati a. A volte penso che la gente. Eh sì, perché c'è un. Ah, lì c'è un altro. Ah, ok, sì, c'è una parte. Ok. E ti ho risolto anche il problema delle persone che fanno il balletto. Però il punto qual è? Il punto è che a sto punto. Te la cominci a seguire, la cerchi, perché lei ovviamente si muove dai cima alla scala e va via, e quel pezzo lì, dopo il secondo ritornello, che è il ritornello in cui viene fatta
strappando i vestiti. Tutto quello che vuoi, insomma. A quel punto facciamo tipo un mezzo inseguimento tra te e lei, mi inseguite, o meglio, ti insegui lei, perché la canzone lì è molto dinamica, quindi ho fatto proprio delle prove correndo io per casa, ci sta un botto. Fino a che praticamente non inciampi, quando dici io te lo ripeto, sono diverso, che tipo prende anche fiato, è figo, inciampi, caschi sopra la scala, da lì inquadratura sul viso tuo che dici io sono diverso, e praticamente cominci a scalare la scala, quindi proprio per terra scali verso di lei che sta in cima a sta scala, infatti tutti i balli, tutte le robe, se deve muovere in maniera, più che balli, se deve muovere in maniera sinuosa, e ai lati tuoi c'è un sacco di piedi, delle persone, le scarpe che ti camminano a fianco, proprio a far capire che c'è sta scesa che è difficile per alcuni, facile per altri, fino a che praticamente te non raggiungi la cima di sta scala, facile per nessuno, e possibilmente sarebbe figo fallo con una luce molto crepuscolare, quindi quasi notte, arrivi in cima, guardi, e c'è il pezzo che fa nomi, numeri e sesso. Lì ci sarà uno stacco grafico, perché la canzone fa tum, 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 e lì userò io degli effetti grafici, si passerà alla scena di sesso, però come l'ho pensata la scena di sesso io? Una serie di sequenze in cui ci siete voi che fate sesso, te Marta, però quando te dici sesso, che è molto stressato e sembra quasi una liberazione, io li voglio far apparire la faccia di qualcun altro, ok? Può essere anche qualcuno che viene lì nel bar Elvis solo per fare quello, che fa un orgasmo. E quindi io te lo dico, noi lì... Bello, è molto... Ci serve almeno? Senti, è molto... Donatella Rettore con Dito nella piaga, esatto. E in chimica, uguale. Dato, te dovresti essere una di quelle che fa orgasmo. Non succederà mai. È l'unica... Una delle poche che potrebbe riuscire a fare, quindi lo farà. Dipende che tipo di orgasmo vuoi. Io attrice. Il tuo video. Basta, veramente. Persone disposte a fare una faccia da orgasmo. Ancora no. Quindi deve venire ovviamente anche bene. Ragazzi e ragazzi, indipendentemente dal sesso, fanno una roba media, nel senso, anzi, metà. Sì, e ma capito, ci saranno momenti in cui non c'è l'audio, c'è sesso, c'è sta faccia di questo che fa un danno, e ma si parte a proposito di questo, no, ma... cioè e vabbè, non mi ricordo il momento qua. E a proposito di questo, quel che fa nomi, tanto per spiegare così, cioè chi io, ah, io ho tirato in bocca. Cos'è? Vabbè, le bip però tutte. Sì. Oh, qua è la live, non è che non mi ero neanche accorto. Tra l'altro lei dice che è del Veneto, ma non è vero, perché è di Sacile. Sono del Friuli, però non so niente di friulano, e confine del Veneto a casa mia sono 500 metri. Guarda, sarei bloccato sul lato. Vabbè, aspetta, però perché fa nomi, numeri, sesso A, lì metterei anch'io, la faccia, ok? Però quello che ti dicevo mi fai parlare? Allora, quello che ti dicevo, poi dicono che la ragazza non sanno fare due cose contemporaneamente, quello che ti dicevo era fare la, cioè tipo a flash, ok? Quindi tipo nomi e si vede te, che cazzo ne so, che la prendi, la sbatti contro il muro, ma solo un secondo, cioè tipo che la stai alzando, ok? Numeri e state limonando e sesso, cioè tutto frammentato così, non lineare. Figo. Molto a flash tipo discoteca. Figo. Ok, può essere anche qualcuno che viene lì nel bar Elvis solo per fare quello, che fa un orgasmo. E quindi io te lo dico, noi lì facciamo una sequenza di Dio, ci serve almeno 7-8 persone disposte a fare una faccia da orgasmo, e che gli deve venire ovviamente anche bene. Ragazzi e ragazzi, indipendentemente dal sesso, fanno una roba media, nel senso, anzi, metà. E capito, ci saranno nomi, numeri, sesso, quando fai sesso c'è sta faccia di questo che fa l'orgasmo, e si riparte con le scene di Marta che scopate, ma adesso arriva il bello, ferma tutto. Perché dopo, nomi, numeri e sesso, te l'ultimo lo fai tipo che fai una roba del genere, lì praticamente te ci avrai l'orgasmo con Marta, quindi ti vedo proprio che si impegna. Lei ti si avvicina,
all'orecchio, ok? E ti recita il ritornello, perché dopo nomi numeri si associano a un ritornello, però è tipo... Cioè, dopo che io faccio nomi numeri, c'è una parte tipo sussurrata dove fa... Che fa, sì. C'è lei che tipo sta così, fa... Tutto quello che fa. Bellissimo. Volo. Ok. E se fossero due? Cioè, se l'inquadratura fosse davanti e tipo partiamo da lei che ti sta sussurrando, ma poi c'è anche un'altra ragazza che ti sta sussurrando, e più andiamo indietro più vediamo che ci sono persone che ti stanno sussurrando attorno, che sono le sette persone che hanno orgasmato. Figo. Quindi, cioè, tipo così, lei ti sussurra, no, tutto quello che fai, andiamo indietro. Allarghi. Esatto, e vedi che ci sono più persone. Figo, figo.